Ben ritrovati con la seconda edizione di oggi con la rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. MES, Zingaretti a Conte, dice, tema da affrontare in Parlamento, non con battuta alla stampa. E rischio stigma, speriamo di no, c'è già il virus. Credo che un tema come il MES vada affrontato nelle sedi opportune, in Parlamento, e non con una battuta in conferenza stampa, perché questo porta uno strascico di polemiche che non è in sintonia con la volontà che abbiamo di dare punti fermi agli italiani. Così il presidente della Regione Lazio e segretario del PD Nicola Zingaretti, a margine di una conferenza stampa a Roma, replicando alla bocciatura arrivata in conferenza stampa dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Credo che in un momento così delicato, con il coronavirus che angoscia milioni di italiani, bisognerebbe evitare polemiche politiche. Questo clima che stiamo tentando di costruire, di solidarietà tra le forze di governo, è un grandissimo valore aggiunto. Le polemiche sono un errore, ha detto. Coronavirus, Ricciardi dice, servono lockdown mirati subito. Il viceministro Sileri dice, dove sistema non regge, pausa di 2 settimane. Consulente del ministro della Salute Roberto Speranza è categorico sulla necessità di una stretta nelle aree del paese maggiormente colpite dalla seconda ondata. Se temporeggeremo, vedremo nelle prossime settimane un aumento esponenziale dei casi, soprattutto in alcune aree del paese, e poi dovremo prendere decisioni durissime più tardi, ma allora servirà molto tempo. Oggi decidiamo che Natale sarà. Così, ministro. Nuovo DPCM, lo stop alle sagre colpirà 34.000 operatori. La Coldiretti dice che 3 italiani su 4 vanno ogni anno in autunno alle fiere di paese. Il business degli eventi enogastronomici locali, avverte l'associazione, vale 900 milioni di euro. Il provvedimento del governo salva le fiere di rilevanza nazionale, ma saltano i festeggiamenti dedicati a ricorrenze storiche o religiose e soprattutto ai prodotti tipici locali. Immuni dopo il boicottaggio da parte delle regioni, il nuovo DPCM obbliga le ASL a caricare sulla app il codice di chi è positivo al tampone. La settimana scorsa il fattoquotidiano.it ha raccontato come molti enti locali governati dal centrodestra non abbiano utilizzato l'app per il tracciamento dei contatti. Il Veneto ha fatto che sarebbe partito oggi, appunto, e in Lombardia, dice, molti operatori non sono stati formati per l'inserimento dei dati sulla piattaforma. A dicembre via al cashback, a febbraio il rimborso per le spese di Natale con Bancomat, carte e app, maxi premio per i primi 100.000 aderenti. Ci saranno anche 2 super premi da 1.500 euro per i primi 100.000 aderenti, che totalizzeranno il maggior numero di transazioni digitali. Per accedere al programma bisogna essere maggiorenni, residenti in Italia e scaricare un'apposita applicazione. Il rimborso può arrivare al massimo a 150 euro in 6 mesi. La Cina torna in positivo, azzerata la flessione del PIL della prima parte dell'anno e nel terzo trimestre ha fatto un più 4,9%. L'economia cinese prosegue il suo recupero. Nel terzo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è cresciuto del 4,9% rispetto allo stesso periodo del 2019 e del 3,2% rispetto al periodo aprile-giugno. Il dato è tuttavia inferiore alle previsioni degli analisti, che si attendevano un rimbalzo di oltre il 5%. Grazie a questi dati, diffusi dall'Ufficio Nazionale di Statistica, il PIL cinese torna in territorio positivo sull'intero 2020. Il dato relativo ai primi 9 mesi dell'anno è infatti ora positivo per un più 0,7%, è stato insomma recuperato il tonfo dei primi 3 mesi dell'anno in cui l'economia era arretrata di quasi il 7%. La Banca Centrale Cinese si attende un progresso per l'intero 2020 del 2%, sostanzialmente in linea con il più 1,9% indicato dal Fondo Monetario Internazionale. La povertà minorile in Italia è aumentata dell'11,4%. Save the Children dice che la pandemia è un micidiale acceleratore delle differenze.
nelle periferie delle nostre città in Italia, così come negli angoli più remoti del paese, del pianeta, scusatemi, i bambini e le bambine che vivono nelle famiglie e nei contesti più fragili sono diventati ancora più vulnerabili. E questo l'ha detto apposta la direttrice di Save the Children, Daniela Fatarella. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa seconda edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.